Sindaco, assessori e consiglieri, ma anche dirigenti scolastici e cittadini hanno accolto nella sala consiliare del comune di Montesilvano l'ambasciatrice palestinese Abeh Rodeh, arrivata nella città adriatica che lo scorso aprile ha aderito alla rete nazionale delle città internazionali e a quella delle città del dialogo, con l'obiettivo di promuovere politiche urbane inclusive, capaci di valorizzare la diversità nel segno dell'interculturalità. Sono molto onorata e molto contenta di visitare Montesilvano, di incontrare Sua Eccellenza il signor Sindaco della città, incontrare voi e per cercare di rafforzare i rapporti tra la Palestina, le città palestinesi, la città di Montesilvano e l'Italia. Certamente la situazione in Palestina è molto difficile, come vedete, come sentite nei notiziari, nei telegiornali e così via. Stiamo cercando di, veramente mettendola tutta per cercare di arrivare ad una pace giusta e duratura nella regione. Nelle nostre visite a Montesilvano e altre città abruzzesi parleremo di pace e di poter sviluppare dei rapporti bilaterali per aiutarci entrambi per stabilire una pace giusta e duratura nel Medio Oriente. Purtroppo abbiamo avuto dei rapporti un po' turbolenti con l'amministrazione di Trump e cerchiamo di raccogliere questo arrivo del presidente Biden, l'amministrazione, la nuova amministrazione americana, per cercare di aiutarci a trovare una via giusta per la pace, per il dialogo tra le parti. Anche se purtroppo diciamo che l'amministrazione attuale americana si muove un po' lentamente verso questo obiettivo, cerchiamo di accelerare questa sua posizione, questo suo movimento, capendo benissimo che loro hanno una grande influenza su Israele, quindi ha un ruolo fondamentale nella pace mondiale, soprattutto nel Medio Oriente tra noi e Israele. Ad accompagnare l'ambasciatrice sono stati tra gli altri l'assessore comunale alle politiche di cooperazione internazionale e integrazione, Sandra Santavenere, e il sindaco Ottavio De Martinis. Rappresento oggi la città di Montesilvano, che è onorata della presenza del ministro palestinese. Montesilvano, del resto, da anni ha dimostrato di essere una città accogliente e volta all'integrazione internazionale. La mia persona ha voluto, per questo motivo, nominare un assessore con delega alle politiche per la cooperazione e l'integrazione internazionale, e questa visita si inserisce perfettamente in un percorso che vogliamo appunto fare, volto a interagire con i paesi anche come la Palestina, e in modo particolare quelli che hanno delle affinità con il nostro territorio, e tessere una rete di rapporti che poi interculturali ma anche commerciali.